Nei giorni scorsi il Financial Times ha affermato, basandosi su quanto rivelato da quattro fonti interne al governo ucraino, che il presidente Volodymyr Zelensky era sul punto di sollevare dall'incarico il capo di Stato Maggiore Valery Zaluzhny. Nello specifico, Zelensky avrebbe proposto al generale il ruolo di suo consigliere militare, mettendo tuttavia in chiaro che, a prescindere da quale fosse stata la sua risposta, la posizione al vertice delle forze armate ucraine sarebbe stata affidata a qualcun altro. Zaluzhny avrebbe comunque rifiutato. Le confidenze raccolte dall'autorevole quotidiano britannico hanno inoltre precisato che la decisione non avrebbe necessariamente trovato immediata applicazione, anche a causa dei tempi tecnici necessari a individuare un sostituto all'altezza. I due candidati più accreditati rientrerebbero entrambi nella cerchia ristretta di Zelensky, vale a dire Oleksandr Sirskij, comandante delle forze di terra ucraine, e Kirill Budanov, a capo della direzione dell'intelligence militare. La notizia dell'aut-aut sottoposta dal presidente ucraino al capo di Stato Maggiore fa seguito a mesi di speculazioni in merito al deterioramento dei rapporti intercorrenti tra i due, alimentate dalla reciproca ostilità che è andata montando, quantomeno dal fallimento della controffensiva ucraina sferrata nella tarda primavera del 2023. Un rovescio riconosciuto urbi e torbi da Zaluzhny, attraverso un articolo pubblicato sull'Economist arricchito da un'intervista rilasciata sempre alla nota rivista britannica, in cui si evidenziava l'inevitabilità della sconfitta dell'Ucraina in assenza di un ragguardevolissimo sforzo aggiuntivo da parte della NATO. Le sue esternazioni suscitarono l'accesa irritazione di Zelensky, che le qualificò come funzionali alla propaganda russa e che, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbero indotto già da allora il Ministero della Difesa a predisporre la rimozione del generale dall'incarico di comandante in capo delle forze armate. Le autorità di Kiev smentirono seccamente, mentre il maggiore Gennadi Kachastiakov, fidato assistente di Zaluzhny, cadeva vittima di uno strano incidente e Tatiana Ostashenko, comandante delle forze mediche ed altro membro della compagine di Zaluzhny, veniva rimossa dall'incarico conformemente alle previsioni formulate qualche giorno prima da Steven Bryan, vale a dire un ex alto funzionario sotto l'amministrazione Reagan ed esperto di cyberterrorismo e tecnologie militari di caratura mondiale, secondo cui questi eventi rientravano in un complesso regolamento di conti ai vertici dello Stato ucraino, segnato dalla contrapposizione tra la fazione guidata dal presidente e la compagine realista riconducibile al capo di Stato Maggiore. Un Red Rationem che per Bryan sarebbe potuto culminare con l'allontanamento di altri due ufficiali molto vicini a Zaluzhny: il comandante delle forze congiunte Sergei Naev e il comandante del gruppo operativo strategico Aleksandr Tarnavskij. Più recentemente, Zelensky ha tentato di scaricare le responsabilità relative all'approvazione del contestatissimo e alquanto impopolare disegno di legge che inasprisce ulteriormente i criteri della coscrizione militare proprio sul capo di Stato Maggiore. Allo stato attuale, ha osservato Dmitry Nataluka, presidente della Commissione per lo sviluppo economico della Verkhovna Rada e membro di spicco del Partito Servitore del Popolo, lo stesso di Zelensky, quasi 3,5 milioni di ucraini che si trovano all'interno del paese si nascondono alle autorità per evitare l'arruolamento. Persone, cito testualmente, di cui lo Stato conosce soltanto il numero di identificazione, non sono all'estero, non fanno parte delle forze armate ucraine, non sono disabili, non studiano e non lavorano. Qualora il disegno di legge che si prefigge l'obiettivo di mobilitare ulteriori 500.000 ucraini dovesse entrare in vigore, una parte ancora più significativa della popolazione taglierà qualsiasi legame con lo Stato pur di non essere identificata, trovata e costretta alla leva, ha dichiarato Nataluka. Le ripercussioni negative sullo sforzo bellico, sulla logistica e sull'economia interna sono agevolmente immaginabili. Trascinato pubblicamente sul banco degli imputati dal presidente, Zaluzhny ha a sua volta convocato una conferenza stampa per respingere le accuse, sottolineando che il provvedimento andava ricondotto alla volontà politica di perseguire la guerra, riconducibile proprio a Zelensky. Di fronte ai giornalisti, Zaluzhny ha quindi chiarito la propria posizione e spiegato che l'unica soluzione alternativa al prolungamento a oltranza della guerra, promosso dal presidente, verte sul congelamento del conflitto, da perseguire parallelamente all'apertura di un negoziato con la Russia. Un'iniziativa di cui, stando al contenuto di un'inchiesta realizzata all'inizio del dicembre 2023 da Seymour Hersh, il generale si sarebbe già fatto carico.
Basandosi sulle confidenze rese dai suoi tradizionali contatti all'interno degli apparati militari ed intelligence statunitensi, il leggendario giornalista investigativo affermò che il generale Zaluzny aveva ricevuto dagli Stati Uniti il mandato di avviare negoziati segreti con il suo omologo russo Valery Gerasimov per il raggiungimento di un accordo di pace. Secondo la versione di Hersh, Zaluzny beneficerebbe quindi del sostegno degli Stati Uniti, mentre Zelensky sarebbe stato marginalizzato a causa della sua contrarietà a qualsiasi compromesso con Mosca. Più precisamente, il presidente avrebbe ricevuto dai emissari di Washington inequivocabili segnali circa il fatto che i negoziati sarebbero proseguiti con o senza di lui. La narrazione di Hersh trova riscontro nelle rivelazioni del Times, secondo cui le forti pressioni esercitate da Washington e Londra avrebbero obbligato Zelensky a rivedere i suoi intenti originari, negati con sdegno dal suo portavoce. E quindi riconfermare Zaluzny non soltanto perché è dotato di grande popolarità insieme alle forze armate e alla cittadinanza. Il Financial Times menziona in proposito un sondaggio condotto lo scorso dicembre, da cui è emerso che l'88% degli ucraini dichiarava di riporre fiducia in Zaluzny contro il 62% riscosso da Zelensky, ma anche e soprattutto in quanto esecutore designato della nuova tattica operativa escogitata dall'asse anglo-statunitense, alla luce dell'esito fallimentare a cui è approdata la controffensiva ucraina. Un cambio di registro che ufficializza l'abbandono definitivo dell'obiettivo iniziale consistente nella riconquista dei territori ucraini occupati dalla Russia e l'adozione di un approccio completamente nuovo, volto alla trasformazione del conflitto in una lunghissima guerra di logoramento. Il Washington Post parla al riguardo di uno sforzo multilaterale da parte di quasi tre dozzine di paesi che sostengono l'Ucraina, mirato a garantirne la sicurezza a lungo termine e il sostegno economico, come dimostrazione di una risolutezza duratura nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. Ciascuno di questi sostenitori di Kiev sta preparando un documento che definisce i propri impegni specifici per il prossimo decennio. Il primo paese a orientarsi nella direzione indicata è stata la Gran Bretagna, firmataria di un accordo suggellato dalla visita del primo ministro Rishi Sunak a Kiev, che impegna Londra a fornire appoggio militare e finanziario di lungo termine all'Ucraina. L'Unione Europea si è mossa a rimorchio, predisponendo un piano di sostegno a Kiev da 50 miliardi di euro, finalizzato a garantire al governo la possibilità di mantenere in piedi la macchina statale e adempiere alle funzioni vitali, come il pagamento di pensioni e salari ai dipendenti pubblici. Svezia, Finlandia e Danimarca si sono spinte perfino oltre, attraverso la sottoscrizione di accordi bilaterali di cooperazione in materia di difesa con gli Stati Uniti, che assicurano alle forze armate statunitensi pieno accesso alle infrastrutture militari, basi aeree, marittime e terrestri, nella regione scandinava. Nello specifico, si tratta di 17 località in Svezia, di 15 in Finlandia e di 3 in Danimarca. I tre paesi hanno concordato di fornire supporto logistico alle truppe statunitensi nei rispettivi territori e rinunciato al diritto primario di esercitare la propria giurisdizione penale sul personale militare statunitense. Dal canto loro, gli Stati Uniti sono impegnati a coprire i costi legati all'eventuale sviluppo di infrastrutture militari a loro uso esclusivo. Gli europei stanno quindi assumendo su di sé il doppio onere di prolungare il sostegno a Kiev e prepararsi, una volta collassata definitivamente l'Ucraina, a fungere da punta avanzata nella prossima guerra per procura contro la Russia per conto degli Stati Uniti.